Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve pubblico a casa, amante della cucina, già lì col taccuino per prendersi le nostre ricettine giudicate dalla solita, intoccabile e sempre più elevata all'ennesima potenza gastronomica, Fiammetta Fadda. Riccardo Rossi. Grazie, buonasera. Chiara Masi. Simone Ruggiati. Il pubblico. La trasmissione di cucina più pazza d'Italia. Mauro da Prao e voglio essere rispettato. Provincia? Dove? Prato, provincia, Baiano, paese. Tiziana da Roma. Come funziona? Lo sai? Sì. Vai. Quattro? Minuti. No. Allora, quattro sfide. Quattro sfide. Tre vi danno punti ma vengono dopo. La prima serve a prendere confidenza con la nostra cucina, col conduttore e con la giuria. È di manualità. Romantiche. Un po' retro come decorazione, ma sempre carine da fare. Soprattutto vera prova di manualità, la rosellina di buccia di pomodoro. Un must di Riccardo Rossi quando fa le cene a due. Vi do soltanto un minuto per farla. Via! L'inutilità.it. Ok, inutilità.it. Labellezza.com. Vai! Okay. Oh. Il modo di utilizzare la buccia quando si fa un concassè da crudo.tv. Ah, a proposito di .tv, www.cuochifiamme.la7d.it è il portale dove troverete tutti i nostri, chiamiamoli podcast, cioè le sezioni delle ricette e delle puntate con tutti i nostri consigli, i versi di Riccardo Rossi e spesso anche delle spiegazioni ai suoi giudizi. Seguiteci anche sui social network. Spippoli sul computer? Sì. Hai visto che social network che abbiamo con tutti che mandano le loro ricettine, la Masi che dice questa la metto sul blog, questa la metto sul blog. 10 secondi alla fine. 10, 9. Queste, tra l'altro, se infilzate tutte con degli spiedini anche, e infilate magari in una anguria, in un melone, in delle arance, fanno una sorta di composizione, fai da te in maniera semplice per rendere carino magari un buffet, una cena in piedi. Sei più bravo a fare cantucci o le rosine? Sì. Stop al tempo, dai, ti prendo io il piattino. Vai. No, è venuta via. Vabbè, è sfiorita, è una rosa tardiva questa. Perché le donne hanno una mano diversa sul fiorellino. Agnolotti o carpaccio? Agnolotti. È lunga da fare, eh? Che c'è? Ti vedo un po' tutto agnolotti, ha fatto... Oh, oddio. Sono gli agnolotti, il piatto per la prova di abilità. Un gran bel piatto, però c'è da fare il ripieno, c'è da fare la salsa. Vi do 12 minuti per farlo, ok? Fate la spesa con accuratezza e memoria, perché altrimenti il campanello servirà per ritornare in dispensa a prendere l'ingrediente, ahimè, dimenticato, anziché avere un aiuto dal sottoscritto manuale o creativo che sia per le vostre ricette nei momenti difficili. Ho detto tutto. 30 secondi, via! Come li facciamo, Masi? Di patate? Patate, sì, dai. Tipo quello alla mugellana o mugellese? Allora, patate buone, possibilmente patate di montagna, se proprio volete fare la cosa come va fatta, con la buccia ovviamente. Sale grosso e acqua per cuocerle. Poi 3-4 cucchiai di parmigiano grattugiato, noce moscata, uno spicchietto d'aglio privato del germe interno,
e poi ragù di carne con la vostra ricetta, quella classica. 350 g di farina e 2 uova e 4 rossi per l'impasto. Lo facciamo bello ricco. Stop al tempo. Quale uova ci sono? La farina c'è? Salvia, spinacino, no, ortica. Ortica. Ortica e formaggio. Oh, quanta roba. Ah, sì. Qua andiamo di pesce più fresca, con i germogli anche. Ci piace, 12 minuti per voi. Via! Il suo pezzo di formaggio là, che è? Per la ricetta, che lo usa tutto, vero? Tutto. Ah, e che formaggio è? Che formaggio Fontina. È? Fontina. Fontina? Ah, uh-huh. Fontina, Come si chiama il piatto? Te lo dico in lingua dei segni o lo vuoi sapere in italiano? In lingua dei segni? In come? Non ho capito. Nella lingua dei segni. Sono interprete di lingua dei segni per le persone sorde. Fantastico! Ho capito come tradurre Riccardo Rossi! Allora! No, no, perché lui no! Vabbè, io sono un carabiniere, la lingua dei segni. Così, carabiniere, la lingua dei segni era così. Bellissimo questa cosa. Arrivederci a tutti, so pure questa. Sa solo carabinieri. Io me ne vado, io me ne vado allora qua. Sì, sì. Come si dice, come si fa a chiedere sei fidanzata? Fidanzata? Com'è? Bocca cuore. Ah, invece sposata è così. Anello. Capito? No, sposata è così. Così con la cara. Vabbè, e siamo così. Facciamo finta. Quindi sei fidanzata o no? Dipende. Come dipende? Simone mio, che succede? Che vuol dire? Sì, diciamo di sì. Diciamo che sei fidanzata o diciamo che sei sposata? No, sono fidanzata convivente, ma fidanzata. Ah, con chi? Con Daniele. Ciao Dani! Come si dice ciao Dani? Ciao. Ciao. Guarda, ci sono delle varianti, Simone. Ci sono anche varianti, perché c'è questo qui, ciao, poi c'è anche questo. Sì. Accompagnato, ci vuol dire te saluto, che è un'altra cosa. No, poi c'è buongiorno, buonasera, buonanotte. Buonasera, capito? Ce ne sono di varianti. C'è anche questo, ti arrampichi sugli specchi. Insomma, tante cose. Ma come utilizzi questo tuo lavoro? Tipo, io conosco quelle che sono al TG, che interpretano e traducono. Per esempio. Cioè, in che campo lo svolgi, soprattutto? Io ho una mia cooperativa, comunque, di interpreti, quindi dove facciamo servizio interpretariato a livello proprio di privato. Che quindi può essere semplicemente il singolo sordo che deve andare a fare una visita dal medico. Tutti gli aspetti proprio del quotidiano. Io ti volevo dare un consiglio, poi non ti volevo interrompere. No, infatti, però già sai sto... che se fai tutto il tritone in una bacinella e poi dopo lo impastavi sul infatti era quello che volevo fare, ma nel frattempo ti conviene farlo un po' più fine, altrimenti quei pezzettoni ti rimarranno poi nell'impasto. Comunque tu fai una pasta all'uovo con l'interno dell'ortica. Esatto. Che racchiuderà che cosa? La fonduta di fontina. Dentro? Mm-hmm. Originale, carino. Sì, però sto pensando, prima va sciolta e poi va freddata. No, basta tiepida, poi lo faccio a bagnomaria e ci metto un uovo anche, che così la tira un po'. Vabbè, ti lascio un attimo lì. Vado dal nostro amico Pratese. Scusa Simo se ti interrompo, ma l'ortica, ho visto un attimo di ansia di caramaci. Allora, vuoi la verità? Questa ortica è stata realmente raccolta dai nostri, che a cui faccio un applauso, assistenti e coloro che si occupano della spesa, eccetera. Qua fuori dagli studi di Cuochi e Fiamme. Ma dove c'era la mucca vicino? Dove c'era la mucca vicino? No, lì era dietro. No, perché io capisco la bontà, però insomma, quindi è proprio quell'orticaccia che ho visto ieri. Così, capito? Sei matto. Dì. Vabbè, Chiara, tocca mangiare st'ortica benedetta. Vabbè. Sbollentata, sì. Come? Una striscia di pasta. Ah no, mi ha fastonato e ha fatto una striscia. Come una striscia di pasta. Striscia di pasta. E zitto e lavora anche. Okay. Che fai? Allora, si fanno questi agnolotti ripieni di fagioli cannellini con un pochino di patata lessa fetale un po' più di consistenza. E una volta saltati un po' di rosmarino, sale un po' di pepe, si fa un non proprio pappa, per intendersi, un... appena un po' fatta. Io traduco il toscano. Sì, appunto. Allora, fantastico. Ragazzi, abbiamo l'accento più bello del mondo, non c'è niente da dire. Io l'ho un po' perso, però. Sì, no, si sente. Ha un titolo sto piatto? Diciamo agnolotti di
fagioli, cannellini e gamberi con... È tutto quello di prima. Sì, è praticamente buono, cioè un po' una punta di mascarpone per dare un po' di morbidezza. Ma un toscano che usa il mascarpone? E un olio al basilico. Okay. Questo è il titolo. Questo è il titolo, sì. Allora, tu che fai di lavoro? Io sono chimico tessile. Ah, ok, quindi nel campo classico della zona del Pratese. Pratese, sì. Però tu hai un hobby, suoni? Sì. Cosa? Il basso. Tipo? Il basso? Il basso. Il basso? In che gruppo? Un gruppo rock, insomma. Già 40 anni si suona. E come si chiama il gruppo? Diamo una storia a questo nome. Vai, dimmela. Anche quello è il titolo, capito? Un gruppo di cose che vede. Avendo solo per voi, gli amici pratesi... Come il gruppo si chiama? Il gruppo si chiama La Stanza della Musa, perché quando avevamo 15 anni il parroco che ci diede una stanza dove si cominciò a suonare. La Stanza della Musa. La Stanza della Musa, veramente. Vabbè. Beh, è bellissimo La Stanza della Musa. Ma scrivete voi pezzi? Sì, ma diciamo se è scritto cose per spettacoli musicali, se hanno fatto rassegne. Bello, bello, bello. Ci si diverte, quanti siete? Ci si quanti componenti? Siamo 5. Ah, proprio band al completo. Sì, sì, due chitarre. Ma ti metti anche un po' tipo pantalone in pelle? A volte per ridere sono fatte. Qualche borchia. Vai. Proprio borchia, no, ma insomma. Allora, io te l'ho stesa. Sì, grazie. Poi, io, guarda, di solito la avvolgo sul mattarello per non farla asciugare. Te la lascio un pochino così perché è veramente molto... L'ho visto che è morbida. Parecchio. Allora, a parte suonare e a parte fare il chimico... Hai altre passioni? Sì, pittura, non so, a parte la cucina, e tante altre cose, non mi vengono nemmeno a me. No, te ne faccio venire io uno a mente, uno per cui io ti invidio particolarmente. Sentiamo, me lo riguardo. Lui ha creato e vestito ballerine per spettacoli di danza. Sì. Sì. E poi ha inventato costumi e carri di carnevale. Sì, sì, sì. Ma parliamo delle ballerine. Le ballerine... Le ballerine c'ero solo io, lo stilista ero io, le ballerine solo io. Ed erano 12 ballerine. Guarda come se la canta in serie. 12 ballerine. Quindi 24 gambe, 24. Sì. Esatto. Allora. E sono stati, insomma, c'è stato del lavoro, ha fatto tutti i vestiti e tutto. Agnolotti, si ammetta, come l'hai mangiati buoni gli agnolotti? Per esempio, non con questo tipo di ripieno, perché... Siamo sempre nel campo, il fagiolo è un farinaceo, la pasta è fatta con la farina, non è che mi entusiasma tanto. Li ho mangiati molto buoni, ripieni di coda alla vaccinara. Ah, ok. Buono. Almeno me lo chiedi, via tagliamento. Te lo chiedo, te lo chiedo sì. Via tagliamento, scendi le scalette, c'è il signor Mario, stupendo, te ne fa quante te ne fa. Con cosa? Quello che voglio. Oggi ho preparato questi, grazie, arrivederci. Scegli lui, molto comodo. La vera è un po' che so. Dico Riccardo che ci provi a sentire gli agnolotti e nessuno chiede come sono, okay. Che c'è. No. Bene quello. Come si dice io non ce la faccio più? Come si fa? Proprio c'è stanco. Capito? Cioè, okay. Ecco. E se continui chiamo i carabinieri. La nostra bomboniera di confetti cosa dice oggi? Beh, oggi sono da matrimonio. Sono gli agnolotti, non lo sa. Come non so cosa sono gli agnolotti? Scherzo! Cioè, ma scherzi? Ma scherzi? Io li faccio con un ripieno di ricotta, tanto per cambiare, e c'è uscolo. No. No, non la domenica. No, c'ha uscolo e ricotta, chiusi, sì. E poi conditi con una cremina di piselli leggerissima. Anche perché se dentro c'è uscolo. Vabbè, giustamente. Tieni qualcosa di dolce fuori. Allora, vado fra i nostri salami a darvi il procedimento della mia ricettina. Ovvero, le patate si portano in ebollizione partendo da acqua fredda salata con la buccia. Io le faccio un pochino stracuocere, cioè di solito si scolano quando al centro lo stuzzicadente o la punta del coltello inserita le rende morbide. Le faccio stracuocere appena. Le pelo, le schiaccio e le faccio un attimo perdere il vapore, lasciano ancora più umidità. All'interno aggiungo il formaggio, un pochino di aglio, ma pochissimo, senza il germe, tritato finemente, perché nella ricetta classica ci va. Volendo anche dei pezzettini, dei gambettini di prezzemolo tritati sottilissimi, la noce moscata se vi piace. Questo composto poi lo lavoro fino a farlo diventare una sorta di crema. Sarà il mio ripieno della pasta fatta, vi dicevo, con due uova, quattro tuorli e 300-350 grammi di farina.
tiro l'impasto e faccio degli agnolotti piuttosto grossolani, con tanto composto all'interno, in modo che la patata poi in cottura mi dia cremosità. Li condisco con il ragù, la ricetta vostra va benissimo, ogni famiglia la fa in un modo, e sono uno di quei piatti classico delle colline fra fiorentine, che sono poi storici, si mangiano la domenica a pranzo. Torno in mezzo alle cucine a dirvi che sono 3, 2, 1, stop! Stop! Dove sono gli agnolotti? Gli agnolotti li levo. Faccio finta di non vedere. Brava, brava. Allora, ripetiamo, ortiche nell'impasto, dentro c'è la fonduta e sotto, per non farla stracciare, hai messo a bagnomaria cosa? No, quello è per farlo un po' ritirare, per metterlo poi all'interno, il tuorlo. Che è portato a alte temperature. Volevi fare una sorta di stracciatella, sì, vero? Sempre a corsa. Ecco, sempre a corsa. Devo prenderlo, eh? Sì. Vuoi mettere due germoglini sopra? Sì. Vai. Vai. Peccato, perché io adoro quei germogliettini. Io ce l'ho fatta a tempo. Ora vediamo. Vediamo se riesco a fare quello che da noi si chiama l'acchezzo. Ah, però. Attenzione. Ma che bel micosi che c'è Riccardo lì. Oh, che carino. Vai. Da toscano a toscano, davanti al tagliere, per ascoltare che dice Chiara Maci, sì, di questo agnolotto ripieno di crema di cannellini e gamberi, con un'emulsione fatta di olio. Sono fagioli, cannellini, gambero e una punta di mascarpone. No, l'olio al basilico con l'emulsione. Allora, sai che il ripieno è davvero molto buono. Non è cotto benissimo l'agnolotto, e ti dirò la verità, se l'avessi fatto leggermente più piccolo, da mangiare in un solo boccone, e avessi tagliato i gamberi un pochino più piccoli, anche quelli, perché è un po' difficile da mangiare, e il ripieno comunque è bello sostanzioso, perché comunque ci sono i fagioli dentro. Però l'idea è carina, e anche questo germoglio sopra non mi dispiace. Arrivato così all'ultimo. Ma io vorrei sapere, che cosa sono questi moscerini che hai messo sopra tu? Tu non guardare, Riccardo, ma... Vanno anche bene. Chiamiamoli, tu chiamali se vuoi germogli. Io che devo fare per Simone? Io non lo so. Signora Ruggiati, mi rivolgo a lei. Vado, eh? Conosco un'azienda che fa 48 tipi diversi di germogli. 48. 48. Qual è la prova qua? Ce ne diano un elenco. Agnolotti. Ah, beh. Devo dirti che effettivamente il coso, l'agnolotto, non è che si sente tanto, perché il fagiolo è molto forte. Cioè il fagiolo... Ma l'agnolotto è tutto. Buono. Cioè, allora ti dico buono. Ma tu hai capito cos'è l'agnolotto? Sì, è quello che ricopre il fagiolo. No. Siccome si vede che ho preso una cosa... È tutto, il raviolo. Ok, ravioli. Ora è meglio, raviolo. No, va bene, l'ho capito. Secondo me la pasta andava un po' più saporita, sa poco di... Non l'ha lucidata, l'ha solo spennellata, infatti, con l'emulsione e del basilico. Va bene, dai. No, infatti ero... Io lo termino, come vedi, ma... Ho detto prima, non mi piace il raviolo ripieno di farinaceo, però in questo caso c'è non solo il fagiolo, ma c'è già anche un tritto di gambero, e poi c'è il gambero intero, che secondo me è molto importante, perché non bisogna mai umiliare una materia prima così preziosa e costosa. Sono molto buoni, sono un po' indietro di cottura, la pasta spessa a me piace. Mancano un po' di sapore, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di formaggio. Sì, l'ha tirato un po' via al volo. Sì. Un po' bollito. Ecco. E dato un po' di pepe nel tempo. Sì. Il formaggio, c'era anche una puntina di mascarpone dentro il composto che allentava la farina, cioè la farinosità dei fagioli. Questi invece sono, hanno un titolo? Mi prude l'agnolotto. Mi prude l'agnolotto. Beh, l'ortiga. Ha vinto il nostro amico fratese la scuola. Mi prude l'agnolotto, impasto con le ortiche della nostra amata Videa, fonduta dentro e fonduta stracciata all'uovo, perché voleva fare una sorta di stracciatella. Che?
Sente male che era macchia. No, no, ho preso un pepe. No. Ah, pensavo che la sigla non cotta ti avesse bruciato la bocca. No, dicevi, fonduta dentro, sembra frittatina dentro e frittatina fuori. Cioè, l'effetto della fonduta inesistente anche dentro. Ovvero, si sente bene l'ortica, molto bello, tra l'altro chiuso benissimo, ha fatto bene il raviolo. Però all'interno, se l'obiettivo era far sciogliere idea fonduta, non è riuscita. Dentro c'è proprio una frittatina, quindi ha stracciato ovviamente la fonduta. Tanto pepe. Sì? Non ci piace il pepe, vero Ricky? A noi molto. Allora, sentiamo sto raviolo. Hai fatto un burro alla salvia per lucidarlo. Ho una salvia al burro. Ho fatto burro e salvia e li ho ripassati poco col burro e salvia. Beh, è un raviolo alla frittata. Proprio l'effetto è quello. Con un po' di formaggio. È chiaro che... A me piace un po' più questo di quello, tu lo capisci senza che ti arrabbi, no? Quello è un piatto più fine, più ricercato, questo è un piatto più, più povero, più schietto. Sì. C'è anche la noce moscata? No, pepe. No, pensa. Pepe. Sapori complessi. C'è anche la noce moscata? No, pensa. Pensa. Palato fino. Pensavo averla presa, invece niente. Il titolo potrebbe essere Estate in Malga, perché c'è, ci sono tutti i componenti di un'estate in Malga, compresa l'ortica, il formaggio, cos'è, fontina? No. Sì. Fontina, ecco. Purtroppo Benedetta hai scelto una cosa molto difficile, la fonduta, la quale... è un problema, quindi non è riuscito l'insieme, però l'idea c'è e anche il sapore c'è, manca l'esattezza dell'esecuzione. Votate! È anche la prima sfida, serve anche un po' a sciogliersi. Il raviolo di fagioli, cannellini e gamberi con emulsione al basilico e germogli. Ora andiamo anche con i più e i meno. Non è un meno, sottolinea il senso del 3. Ti aiutava a non leggerlo al contrario, capito? Simone. Perché sembrerebbe un 6, no? Al contrario. Per caso il 6 e il 9. Magari pensi che è una B strana, non lo so. 10-7. Bassini ma vicini. Per Mauro. Bassini ma vicini. Molto molto bene. Adesso quei due rimasti li assaggio io. Noi puliamo e torniamo subito. State con noi. Pubblicità. Bentornati in studio. Abbiamo pulito tutto perché avevamo infarinato tutti i piani facendo gli agnolotti. Li ha vinti Mauro per 10-7. Scegli tu. Salame o finocchio? Finocchio. È più leggerino tu, c'è questo tocco leggero. È il finocchio l'ingrediente base per la prova di creatività? Finocchi, c'è anche i ciuffi, potete utilizzarli, e dentro in mezzo c'è anche un po' di finocchietto. 30 secondi per far la spesa, tutto dietro di voi, via! Allora, Mauro mi prende il burro, il pepe. Pepe Szechuan, sì. Addirittura semi di finocchio, mi piacciono tanto. Poi scalogno, vino bianco, cos'è quella? Ricotta. Poi qua pepe, pinoli, noci, filetti di mandorle, uva passa, semi di zucca buoni, carpaccio di manzo, su, cos'è questo? Stop! Aceto di mele e carpaccino di branzino? Branzino, sì. Sempre pesce. Mi piacciono perché ci sono carpacci, quindi vuol dire marinatura, quindi vuol dire che ce la farete in 10 minuti. Via! Parto dalle donne, come giusto fare. Allora, prima che io ti finisca questi semi di zucca, che ci fai? Faccio una base di carpaccio di manzo, quindi lo faccio cuocere un pochino con... Con? Limone e arancia, grazie. Mi sono dimenticata, posso andare a prendere? Come si dice? Per favore. Per favore. Ah, per favore la carezza. Carino, me lo rivendo.
un mezzo aiuto giocato. E il limone. Poi basta. Eccolo. Allora, grazie. Lo fai cuocere direttamente nel piatto di portata o in un altro piatto? La cottura così rimane a base, quindi lo farei nel piatto di portata. Ok, metti prima un po' di salsina carino, sotto al piatto prima di poggiarlo, così cuoce anche da sotto. In teoria no, ma in pratica sì. Ma fai tu, insomma. Facciamo una vernacola. Cosa lo cuoci quindi? Con limone, l'arancia, limone, aceto di mele, cosa serve per l'insalata? Sì, l'aceto di mele per l'insalata di finocchio, di arance, quindi faccio un'insalatina. E con appunto poi uva passa, i pinoli un po' tostati. Allora fai una cosa, preparati subito la salsina, l'emulsione, sì. Così ti cuoce questo carpaccio e non lo accavallare troppo, perché altrimenti ti rimane un po' crudino. Anche di qua facciamo carpaccio, sembra il tema. Qua branzino, cuoce ancora più velocemente del manzo, e come lo elabori? Ma questo praticamente rivesto lo stampino, poi una passatina in forno rimane praticamente presso il forno, vero. Ok, sì. Il forno è già caldo. Qui si fa appassire lo scalone del vino bianco, una volta prosciugato. Ma ti conviene mettere un po' più forte? Sì, ora pensavo fosse più forte. Vai. Quindi vino bianco, scalogno, pepe Szechuan, che è un pepe che ora vi faccio vedere, molto profumato, fiorito quasi. Semi di finocchio e basta, senza e basta olio. Per ora. Poi, il finocchio come lo usi? Ci fo, siccome questo... chiamiamo lo sformatino, il tortino di ricotta, ci fa dentro un po' di finocchio, salta una padella, un dadino di pane, saltate in padella, il tutto poi, sì? Vai! Fatti prima gli ingredienti che devono cuocere, poi dopo pensi alla struttura vera e propria. Ci metti il finocchio o il finocchietto saltato? No, ci metto il finocchio. Ok, quindi fallo piccolino, così poi dopo al morso, la mangiabilità è più facile. Quindi pane, ricotta, finocchio a dadini... E poi usi anche un po' di finocchio per dare croccantezza fuori? Sì, dopo sì, si ritaglia in un'altra forma. Una buona manualità con il coltello, Si vede che cucini. Come li volete? Ma facciamo la roba più facile del mondo, che è sempre la più buona. Dai, tanto poi so che fate le cose più semplici, quindi rimaniamo lì. Arance. Le tagliate, tagliate le due estremità e le poggiate sul tagliere. Con un coltellino le pelate a vivo, cioè tagliate la buccia facendo una sorta di curva con il coltello dall'alto verso il basso, staccando quindi sia il bianco sia la prima pellicina degli spicchi. Poi con lo stesso coltellino seguite la forma degli spicchi verso l'interno dell'arancia, a V quindi, per estrarre soltanto la polpa senza pellicine. Si chiama suprema d'arancia o arancia pelata a vivo. Quella sarà la parte fresca e carnosa di un'insalata di finocchi tagliati sottilissimi, conditi a parte con un pochino di sale, pepe, olio extravergine delicato e la base, diciamo l'anima dell'arancia, che dopo essere stata privata degli spicchi vi rimane, strizzatela fra le mani e utilizzate quel succo lì per dare l'acidità alla salsa stessa. Fate una piccola emulsione, ci condite i finocchi, mettete gli spicchi d'arancia, olive nere, le più buone che trovate. Quella è stupenda così, con due capperini in fiore, è un contorno ottimale per qualsiasi tipo di carpaccio o anche così, come antipastino, per rendere un pinsimonio un pochino più elaborato. Anche la frutta secca ci sta bene sopra. Io ho invece un piatto ancora più semplice del tuo, che ho inventato io. Praticamente tu prendi questi finocchi, li tagli a metà e li fai al vapore in questa pentola magnifica disegnata da Massimo Morozzi. Quando sono belli frascichi di vapore, li tiri fuori, attenzione, si grattugia sopra 1,5 chili di parmigiano, una macinata di pepe violenta, un filo, anche 2 litri di olio a crudo e non sai che cosa ti mangi. E la cosa bella è che è caldo, un piatto caldo, comfort food. La cosa bella è che fai della stessa ricetta tutto. Dal pane alla cernia, col finocchio, al salmone, al finocchio, la pasta, la mozzarella, tutto. Datemi diretta e scriverete le vostre lettere a www.cuochefiamme@simonerugiati.it. Ha dato un sito, una mail. Vedrai che arriva. Le lettere, così arriva. Sai che pure io ho una ricettina semplicissima col finocchio. Vai. Allora, si chiama crema di finocchi. Allora, prendi i finocchi, li fai al vapore, tutto, anche le barbe tagliate intero. Poi lo frulli. Poi dopo lo condisci leggermente con del pepe bianco, olio e un po' di sale.
questa crema la usi insieme accanto a un bel pesce bollito. Molto bene, a me piacciono anche, sai quelli proprio che sono proprio bruttissimi da vedere, che sono bolliti e poi fatti in teglia con il latte, formaggi, col burro, gratinati, però sono buoni, non con la besciamella, no, però sono buoni. Che frusti? Un po' di olio, aceto di mele, l'arancio. Allora, tu... Dimmi. Niente. No, perché devi pensare alla mangiabilità poi di quella cosa. Tu ne hai fatto veramente due bocconcini appena, pochissimo, però ci hai messo solo quella fettona di finocchio. Adesso ci metto anche la fettona d'arancio, no? Sì, no, poi penso che poi devo mangiarla. Porca miseria, ciampando. Asciuga un po'... Sì. Va bene. Dai, 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 dai! Vai, ti aiuto io, vai. Se no il forno sta troppo tempo aperto. Vai. Hai acceso di tutto qua, ti serve ancora acceso, posso spegnere? Sì, uno si lascia acceso. Vai, uno si lascia acceso. È la salsina? Questa è la salsina. Sì. La fai tirare ancora un po'? No, ora la scolo. Ah, ti serve il liquido? Sì, mi serve solo il liquido. Ho capito. Allora, a che punto sei? Stai facendo l'insalatina in pratica? Sì. Parlami! Allora. Anche tu parli quelli qua. Sì, ma... Sì, si fa saltare un pochino questi, proprio per metterli... Volevo far vedere a casa l'utilizzo di questo passino, no? Si mette il passino sopra un recipiente, poi si versa e così trattiene il pepe Szechuan, lo scalogno e tutti gli altri ingredienti messi all'interno. Poi, se si volesse estrarre proprio il massimo da questo... decotto, si preme così, così butta fuori. Capito? Eccola qua. Fatto un macello, eh? Eh sì. Comunque ci siamo, solo il tempo della cottura. Ma ti serve quell'arancia lì? No. Allora faccio vedere quello che stavo dicendo prima, perché è difficile spiegare, è più facile farlo vedere. Sabri, vieni qua. Si prende l'arancia ovviamente intera e poi si segue, diciamo, la linea con un coltellino in modo da togliere tutte le pellicine e poi ovviamente questo è mezzo spicchio, però si segue la linea così a V e si ricavano soltanto gli spicchietti così. Insomma, sono anche carini per preparare una macedonia. 3, 2, 1, tira fuori la teglia, t'aiuto io, vieni che ho le mani d'amianto. No, sei così? No, vai. Vai! Sai che se ci fai un buchetto? Bene, così? Entra l'aria? Sì. No, ma non l'hai oliati tu? Stop! No, li ho oliati, però. Stop al tempo! Pangrattato! T'ho aiutato troppo, eh! Vai! Stop! Un lago di Zeo di d'arancia! Ma è un'insalata! Sì. Allora. Io ero toscano, l'ho trasferita a Milano, dopo ti do l'indirizzo per spedirmi. Cantucci di Prato, sì, per un anno. Giulietta, non lo fare che perde il filo! C'è sto vizio di pulire col coltello. Il coltello è sacro. Pensate che i giapponesi a fine servizio ogni sera, che sia mezzanotte, luna di notte, al ristorante si mettono a rifilarsi le lame. Sì. Allora. Finocchio è dentro, è sotto... E è sopra, fresco, a mo' di finocchietto. L'idea è molto carina, vediamo se le cotture sono state giuste. È anche buona. Il pesce si perde un po' perché c'è effettivamente tutto ripieno di ricotta. Quindi la ricotta impasta un po' in bocca. C'è un croccante del pane, sì. Molto buono. L'idea di finocchio c'è, e anche il sentore non solo del finocchietto ma anche del finocchio, è che tantissima ricotta all'interno che riempie alla fine questo tortino ovviamente fa scomparire un po' il pesce. Però l'ingrediente era il finocchio, quindi... Vabbè, il tema era finocchio, va quindi bene. Ci sta tutto. Esatto. Ecco. Bello, soffice però. Insomma, io preferisco a volte le cose che si rompono un po' che quelle con l'album, l'uovo dentro che stanno ferme, che sono gnocche e pesanti. È arrivato il finocchio sul secondo binario. Sì, certo. E va bene. Buono. Buono? Riconosco. Passo a fiammetta così intanto ci serve, devo velocizzare. È un ortaggio che io amo particolarmente perché diventa porco col parmigiano ed è amico nelle diete. È quindi un grande prodotto della nostra terra. Vuol dire casto per la dieta. Sì.
Casto, meglio che sì. Stia zitto. Ma è molto bello da vedere, piacevole, carino, ben fatto. Devo dirti che sento poco il finocchio, cioè ne sento il croccante, però il vero aroma del finocchio è un po' andato, forse dovevo prendere questo. È per via della ricotta. Non finocchietto, nel senso... No, finocchio, noi certo. C'era da utilizzare il finocchio, bianco, finocchio. Diciamo. Comunque è molto delicato, forse un po' eccessiva la quantità della ricotta, che ha coperto astoso un po' troppo il tutto. Dentro. Ho capito. Qua, in questo mare blu, c'è un carpaccetto invece di manzo, marinato, quindi tranquillo, Ricky, è cotto praticamente perché c'è stato un bel po', con arancia e limone, con sopra l'insalatina di finocchi, arance e tutta frutta secca, semente varie, compreso quelli di zucca che io amo. Anche questo è un piatto dietetico, magari con meno frutta secca. Però non c'è niente a fare, l'arancia con il finocchio è in assoluto la morte sua. È buonissima l'insalatina. Ovviamente la carne sta anche bene in abbinamento, però qui la protagonista è l'insalata, quindi finocchio c'è assolutamente, ottima. Mi piace anche con tutta questa frutta secca, effettivamente sì, magari anche semi di zucca, noci, lo appesantiscono un po', però se è solo questo, è freschissimo, allora io davvero buono. Che sempre comunque difendo, aiuto e cerco di traslare i piatti ideati dai nostri concorrenti verso di voi, devo però fare un appunto. Questa prova era creatività. Questo lo dico per onor di cronaca, perché comunque sia anche il rischio di elaborare qualcosa di diverso, certo, in questa fase qui della prova sono due cose. È parte fondamentale del giudizio. Ovviamente anche il pinolo secondo me tira molto da un'altra parte. Cioè? Io la carne ne ho presa poca, devo dire la verità, però non sento molta carne, però perché dice la prova il finocchio più di me è ottimo. Cioè ti voglio dire, però maldestramento ho detto una grande cosa, che il finocchio takes it all, vince tutto, capito? Perché ci puoi mettere pure la carne cruda, anche se tu dici che è marinata e non la senti. Fantastico. Voi avete capito qualcosa? Ah, ok, no, sono solo. Come copre la carne? Sì, ha un sapore molto forte, deciso, il finocchio che non mi fa sentire la carne che c'è sotto, è la carne sotto, no? La carne fatta così naturalmente ha bisogno di essere tirata molto su. Questo è un piatto che con il finocchio e questi semi di zucca potrebbe essere un piatto vegetariano anche, tolta la carne, perfetto. È molto bello da vedere, molto salutare. Direi che manca un po' di sapore. Dovevi aggiungere un po' di pepe, gli manca un pepe verde, una cosa del genere. Qualche semino di finocchio. Votate! Timballino di branzino con ripieno di ricotta e finocchio e salsa allo scarogno e vino bianco. Per poi passare al carpaccio di manzo con insalatina croccante di finocchi, arancia e frutta secca mista. Ho dato io i titoli per voi, ok? Bravo. Sono piaciuti sia il carne che la pesce, sia il pesce che la carne. Allo stesso modo, 12 pari. 22-19, solo 3 punticini vi distanziano da un kit di cuochi e fiamme stupendo, pieno di mestoli, attrezzi e aggeggini vari da cucina. Vitel tonné o cocktail di gamberi sono due classici della cucina che in questo caso vanno rielaborati e resi belli da vedere. Presentazione. Vitel tonné. Vitel tonné? Più saporito. Benissimo, il vitel tonné, questo è il piatto per la prova di presentazione. Vitel tonné, carne cotta, c'è il tonné crudé, quindi fresco, c'è la salsa già pronta, ci sono queste patate che io adoro, si chiamano patate vitellotte, quelle viola, un sacco di ingredienti tra cui i tuoi amati germogli, eccetera, eccetera, eccetera. Deve essere... Bello. Come si fa bello? Bello. Cosa com'è bello? Bellissimo. 7 minuti, via. Allora, stavolta parto da te che sei in vantaggio. Di 3 punti. Allora,
si fa un po' più morbida questa. L'acqua nella maionese. Sì. Questa mi manca. Vuoi una frustina? Così te la prende subito? Sai? Ci sono i... ecco, sì. Perché in questo caso se ci sono dei grumetti, se una cosa non è precisa, è proprio la prova dove viene beccata in pieno. Quindi, allora, fai una sorta di maionese più fluida, che sì. sarà la base a specchio del tuo piatto. Esatto. Che ci va sopra? E poi sopra ci si diverte. Vuoi allargarla in maniera omogenea? Guarda come si fa. Si batte. Allora se te lo faccio vedere, però devi far te, perché sì, se ci aiuto metto troppo un altro po', sì. Ok, sopra ci va la carne? Ci va la carne e tutti gli altri ingredienti, insomma, perlomeno. Insomma, me lo vuoi dire? No, sai, è un po' ampliata a spiegare. Ti rompo le scatole. No, bella moglie. Non mi parla. Sì, si distrae. Ciao. Ciao. Che fai? Un pesto, un po' colorato. Colorato. Tipo? Verde. Pesto verde. Ah, ok. Non mi parla neanche lei, va bene. No, nel senso ho detto colorato, ma non è che sia molto colorato, un po' verde. Allora, tu insegni anche ai bambini questa... Noi organizziamo corsi di lingua dei segni per i bambini, ma sono anche assistente alla comunicazione, il che significa che sono a scuola, quindi nelle classi con i bambini sordi, e faccio da mediatrice tra i bambini, gli insegnanti, allora, i bambini e gli operatori scolastici. Facciamo una cosa, mi prendo la responsabilità. Normalmente evito di far dire troppe professioni, marche e luoghi. In questo caso mi puoi dire, e puoi dire agli amici a casa se vogliono, dove un sito dove possono trovare delle informazioni se avessero bisogno, perché questa cosa mi sembra molto più seria. Sì. Guarda, la cooperativa appunto di cui io poi sono presidente, quindi è dove poi collaboro e faccio eccetera, si chiama Ethicalist. Quindi Ethicalist. Etica, quindi da etica. LIS, che è lingua italiana dei segni. Ok, okay. Mi quindi... sembrava giusto poter dare la possibilità a chi avesse bisogno. Grazie. Di avere subito un contatto diretto. Grazie. Prego, com'è? Non c'è. Prego, ma così. Anche se vai in un paese di cui non conosci la lingua, per esempio, ti vuoi spiegare a segni, secondo me... ma aiuta non è un sacco. Internazionale, purtroppo. Significativa. Certo, perché la gestualità e i segni aiutano molto di più rispetto alla lingua vocale, alla lingua parlata. E da questo quindi, gesto capisci che l'abbiamo inventato noi romani per fare bello così, hai capito? Non è certo. Capisci? Il carabiniere, hai capito? È così. Tu pensi che tu potresti aver inventato un gesto? Dimmi. Che è questo? Quello, beh, magari. Quello. Quello. Io invece ho scoperto una cosa per tornare a vedere il torneo, che ho capito che si potrebbe ribattezzare il piatto di zia. Ti spiego bene, a Natale vedi sempre una zia, che spesso uno dice zia, invece una prozia, sorella di una nonna. Che si infiltra a pranzo. Che dice, io porto il videltonne e porta sto videltonne, che te devo dire? Arriva sempre con questo piattino, se ci fai E caso. Lo zio porta i? Datteri. I datteri, è esatto. Vero. Che rimangono. Quindi con le noci e mandarini. Il sospetto è che i datteri siano sempre gli stessi di anno in anno. Questo è il sospetto tuo. Perché se tu vai a vedere quella scatola che la vedi una volta l'anno, c'è cioè quei colori giallo, rosso, blu, tu dici ma che sono? E tu ti dicono i datteri, tu fai... Poi cresce, sono sempre i datteri. Ma l'hai mai aperta tu una scatola di datteri? Io c'ho il coraggio. Quindi però non so dentro che c'è. Ammettere che il vitel tonnè della prozia sì. è buonissimo ed è un vero vitel tonnè. È un molto vitel tonnè superiore... straordinario, oh, assolutamente. Però, però è la caratteristica delle prozie. Perché gli altri non lo sanno fare più questo esatto. piatto. Ah, perché non si è un piatto... Più. Vintage. Allora, diciamo qualche consiglio per chi volesse farlo, anche se qua ecco, è presentazione, dai, però parliamo di un piatto che, se fatto bene, è veramente ottimo. Soprattutto sulla salsa, io vedo tutti che prendono la maionese, quella pronta, e ci aggiungono capperi, acciughe, magari quelle in salamoia anche, quelle sottolle, e frullano tutto. Io utilizzo, per alleggerirla anche, dare cremosità, le verdure del bollito che uso per fare la carne, quindi il sedano crudo e la cipolla stracotte, aggiunte come metà dose circa della maionese che utilizzo per fare la crema. Poi il capperino, usate un cappero dissalato in modo che non abbia l'acidità della salamoia, e l'acciughetta magari anche quella dissalata e sciacquata bene sotto l'acqua, così magari non è stata dentro a oli di poca magari qualità. Insomma, quindi questi possono essere trucchetti. Poi utilizzate dei limoni non trattati per dare il profumo certamente. Alla crema. Poi se volete fare la maionese voi, avete vinto. Sì, oppure però... ricordiamo sempre c'è quel bellissimo vasetto di salsa tonnata, bella e pronta. No, non vogliamo sentire questo. No, non gli fate l'applauso! No, infatti.
Però guarda, a queste cose no. A me la che mi fa l'hai mai letto gli ingredienti? Che parte spontanea l'applauso, questa è la cosa che no, è solo la signora lì vestita in viola che non si mette mai in TV, tra l'altro io la saluto, è vero, però pure lei con sta giacca, signora, ma come è vero, come io volevo stringere la mano, vedi, la signora mi capisce, perché forse la signora ha da fare. Ah, hai capito, torniamo dentro, va qua. Sono più brava come interprete che come dimmi. Mancano 20 secondi. Tanto ormai. Anzi, 10! Ormai è andata. 9! Niente. È andata? Sì, era troppo. Mannaggia. Dai, mannaggia, sì. È giusta qualcosa ora, metti il cappellino. Non lo so. Stop! Stop! Niente. Stop! Stop! No, quello magari messo. Lo vuoi questo un pochino? Sì. Qualsiasi cosa. Sì. Ma che hai fatto finora? Chiacchierato con te. Ma il pesto? Sta qua. Te l'ho detto. C'è una famosa. Un famoso parco su una collinetta dove per arrivarci devi fare un bel pezzo a piedi a Barcellona che sembra decorata con il Vitel Tonnet. A tra poco, pubblicità. Bentornati in studio. Oggi è stata veramente una bella puntata, tante ideine carine. Mauro è in vantaggio di 3 punticini e si poteva recuperare sull'ultima prova, che è la presentazione, e rielaborare quello che era una ricetta molto molto retro, spesso fatta male, in questo caso elaborata molto bene in forma creativa dal nostro amico pratese Mauro. Non me l'aspettavo infatti un piatto fatto così bene, ma non perché da un uomo un piatto così curato, così artistico e così anche per alcuni tratti femminile. È una, un pittore, una sorpresa. Ha dipinto col cibo. Ma tra l'altro sei stato anche bravo, perché hai disposto bene la verdura in modo da coprire anche dei buchi che sotto non hanno la maionese. Però sei stato bravo, perché a vederlo non sembra, devi proprio andarci a guardare. È perfetto, fatto benissimo, pulito anche nei bordi e mi piace molto questo richiamo. E poi ci sono artistico. Gli ingredienti del vitello. E poi ci sono assolutamente. C'è la carne cotta, il tonno anche crudo, la maionese, c'è la ciughetta, il capperino e le verdure che vi dicevo prima. Sì. Guarda, veramente sembra una mattonella crackelè, bellissima. È bellissima, non si capisce con Vitel Tonnet, quindi magnifica sorpresa perché amo molto questo plateau. Quindi complimenti al nostro amico conterraneo di Prato. Prozie d'Italia, imparate. Esatto, bravo. La prozia non. Allora, scelto benissimo anche il piatto. Sembra una mattonella della Riviera Amalfitana. Questa serie di mattonelle che ci sono, che fanno sì il pavimento ma anche le pareti. Molto bello, devo dire, molto creativo e con questa patata viola. Sì, vitellotta. Ah, ecco, la vitellotta è perfetta, insomma. Guardate. Che sapete che vanno bollite, lascia raffreddare e si intensifica il viola. Stupendo. Abbiamo parlato di questo come una mattonella, anche perché se ti mangi tutta quella maionese lì, un po' effetto mattonella. E poi fatto con niente, no? Lo puoi fare a casa, basta prendere l'idea. E poi tagliare un po' le cose. Lui ha giocato con i colori, spesso sì. È anche la soluzione più giusta nella prova di presentazione. E qui invece secondo me ha iniziato bene e poi si è persa un po' per strada, perché effettivamente hai scelto un bel piatto dove risalta benissimo il protagonista, in realtà il Vitel Tonnet, solo che manca un po', forse è un po', deve essere completato. Peccato, perché magari con ancora un po' di salsa sopra le fette a coprire o qualche altro dettaglio sarebbe stato più bello, un po' più genuino così. Sì, perché ovviamente con tutta questa insalatina, che sotto ce n'è parecchio, sembra quasi che ne vorresti più, come se fosse in realtà una coppa, capito? Con 4 fette di vitello sopra, insomma è un po' così, un po' così. È un ottimo inizio, perché questi 4 grossi petali sull'insalatina, tipo fiore rosa, vanno benissimo, solo che abbiamo iniziato. Ci piacerebbe sapere com'era tutto il resto per arrivare alla fine. Alla puntata di domani. Votate! Il tema era Vitel Tonnet, presentazione.
adesso che avete votato posso dirlo, forse è il piatto più bello che ho mai visto come idea e come presentazione a Qualche Fiamme dalla prima puntata. Come concetto, la scomposizione del vitello tonnato in maniera decorativa. Tanto che in maniera quasi scontata ti prendi un unplane. 15 a 9. 37 a 28 ti ha battuto, mi dispiace. Dai, bravo, 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 bravo. Allora, è grande così, pesante e dentro c'è di tutto. È un rebus, cos'è? Scatola è piena di padella e pentole. Bravo, l'hai vinta. L'hai vinta. Venite qua, venite qua. Vi presento. Allora, mettiti un attimo così. Ricky, vieni dietro. Sì. Vieni dietro. Dobbiamo fare Titanic. Na, 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 no, la musica non è così, però. Faccio il fuoco, mica il cantante. Non canto più, non canto più. Sto qua però, domani, stesso posto, stessa ora, Cuochi e Fiamme. Vi presento anche i nostri concorrenti di oggi. Vieni qua, saluta Daniele, vai, saluta. Ciao amore. Max, basta. Ormai, ok. Va bene, va bene. Io ho un altro metodo per parlare in silenzio, ti devo raccontare. Sì. Ho del vino. No, tu. Sì. A te, a te. Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione e a condire il tutto la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a una nuova puntata di Cuochi e Fiamme, il programma di cucina dove non solo si sta dietro lì a spignattare ma si interloquisce con voi a casa, con il pubblico e anche con i concorrenti. Chi lo fa e chi giudica è in primis Fiammetta Fadda. Sì. Chi interloquisce parecchio anche è Riccardo Rossi. Chiara Masi vestita di pizzetto bianco oggi. Ma come spesso? Il pizzo bianco su camicetta nera in vestito pantalone. In croissant. Attenzione signori, perché ancora oggi c'è Simone Ruggiati! Come ancora oggi? Vedi, c'è ancora. Allora, Bonnie Marie da Springfield, USA, la città dei Simpson. Però ha detto vado via e adesso vive a Greve in Chianti. Welcome back in Italia. E Uber da Bologna. Oggi con i nomi sarà un disastro per me. Prestigiatore. Pure. Oggi fa sparire la carbonara e te la fa diventare una matriciana così. Pam. Allora, quattro sfide. La prima non da punti, ma è appunto di... manualità. Bravo, manualità. A vince lui. Sarà manualità, ma queste sono una delle cose che io adoro di più mangiare sul divano con gli amici durante la partita. Le pizzelle. Dovete fare le pizzelle con le mani, friggerle e farcirle. Poi non le ricuociamo, va bene così. Fatele più precise possibili. 3 minuti, via! Allora, allora prima ha capito perché è un cibo troppo economico per... Fiammetta vuole vederle da vicino, quelle fronte lì. No, perché servono come demo lì. Non sono ripassate in forno, c'è il pomodoro crudo sopra. Ah, vabbè, ok, meno male. Ho già capito come voleva vederle, Fiammetta. No, se non sono ripassate in forno. Non le vuole più vedere. No, massaggiale lì. Ma sono crude? Ah, tanto che, ma che se muore? Allora?
buone. Per dare croccantezza alle pizzelle, voi quando le preparate con le mani utilizzate un pochino di farina di mais, la farina da polenta, soltanto per ripassarla esternamente, per non farvela appiccicare le mani. Quando le friggerete, quella farina di mais intanto darà un po' di dolcezza a livello di profumo, perché si tosta, e poi renderà la parte esterna molto croccante, così creerà una doppia consistenza, dentro spugnosa e con la sua umidità, e fuori molto molto croccante, tanto che è anche più idonea a reggere un composto liquido, che ne so, io rimetto la scarola ripassata e la mozzarella, permette meno all'umidità di entrare nell'impasto. Perché in realtà si può mettere quello che si vuole. Sì. Assolutamente, quella è la base golosissima, certo. Pasta fritta. Se ne possono mangiare 75-77 certo. A sera. Sano, e non succede niente. Basta non farsi l'esame del sangue il giorno dopo, no. Se no ti fai un'iniezione di colesterolo e sei uguale. E sei uguale. Andiamo a vedere qua come le fanno. Allora, l'olio era stato dato in dotazione già caldo, quindi ci siamo già. Manca un minuto alla fine. Consiglio mio ad entrambi, anche una sola, però sì, curate bene la pasta. Nel senso, visto che non, o si va a numero, però io andrei anche a precisione, cioè un minimo di effetto focaccina ci deve essere per reggere poi la salsa, tipo così, no? Allargata, secondo me. Tu, manualità, dovresti essere bravissimo, far sparire la pasta e farla ritornare fritta. Dopo me la mangio. Dopo te la mangi. Vabbè, allora, farcite questa, va, che mancano 20 secondi, fatela bene, una. Ma... Uve, tu falla bene! Pam. Tu conosci Riccardo Rossi, siete amici? Avete lo stesso metodo di cucina? 3, 2, 1, stop! Spegnete il fuoco! Anche il piatto molto adeguato ai colori. Uber. Uber o Uber? Uber da Bologna, ne ha fatta una ma l'ha fatta bene. Penne all'arrabbiata o tagliolini al limone? Tutti e due? No. Magari. Arrabbiata. Oh! Sei uno che non si fa influenzare da niente. Va bene. È l'arrabbiata il piatto per la prova di abilità. Arrabbiata. Allora, era un piatto spesso un po' buttato nel menù per far numero dal ristorante alcune volte, cioè era un sugo al pomodoro molto piccante, però in realtà arrabbiata vuol dire che brucia un po', ma si può fare di tutto, di pesce, di carne, di verdure, insomma voi potete un po' elaborarla, vi amplio il raggio d'azione. 30 secondi soltanto però per fare la spesa e prendere tutto quello che vi serve. Il campanello qua davanti a voi potete usarlo solo una volta per avere il mio aiuto oppure per tornare in dispensa se vi siete dimenticati qualcosa o se volete arricchire di un ingrediente magari così improvvisando la vostra ricetta. Queste sono le regole, ok? Via il tempo! Qua vedo già uscire con un po' di cose interessanti. Io ve la faccio facile. Allora, le penne devono essere buonissime e vi consiglio di usarle integrali. Poi, 150 grammi circa di anduia, 15 pomodorini o ciliegini o datterini, comunque ben maturi, 5-6 foglioline di basilico, pecorino romano per mantecare. Basta, nient'altro, solo questo. Poi dopo ne parliamo. Do la mia perché... Stop! Allora, qua vedi, penne, diversi colori. Questo lo metto nel... Questo è molto, molto USA. Yeah. Buono. Ora ne parliamo. Di qua c'è fresco, bene. Ah! Ora ne parliamo, sono contento. 10 minuti, via! Via. Allora, prima Sì? Ho dimenticato. Vabbè, dai. Che ketchup. Facile. Niente, no. mi diceva che nell'hamburger che fa, faceva a Springfield, usava questo splendido, l'aveva mangiato, si mette anche nelle fajitas dentro, è jalapeño a fettine pickle, cioè sott'aceto. Peperone. Jalapeño.
Io ho solo guardato loro, è successo questo, li ho solo guardati, quindi... Allora, no, si era dimenticata il ketchup, ma diciamo che sono in buona default, oggi. Allora, tu farai una bella salsa al ketchup per Riccardo Rossi, una bella matriciana al ketchup, davvero? Allora, dammi la ricetta, dimmi cosa questo? Fa. Si fa un sauté di jalapenos. Jalapenos. Pure sauté, capito? Non è che prendo un po' di jalapenos, no, faccio pure il sauté, va bene. Sauté, è detto, allora, fa un fondo di cottura, un soffritto col jalapenos. Jalapenos. Ok. Yeah. Perché questo qua dà anche freschezza, non è solo piccante. Yeah. E poi aggiungi i peperoni freschi. No. Then, poi le acciughe. Sì. Capperi. E quelli? Quelli per unire alla pasta e fare un po' di fresco. Quindi crudo. Crudo. Ok, fantastico. Ha un nome la ricetta? Sombrero adirato. Sombrero adirato. Detto a Roma idraulico liquido. Perché quando lo mandi giù è una cosa... Allora, la pasta è secca, buttatela, ammazza. Ecco. L'acqua è sciapa, ricordo. L'acqua è sciapa, ovvero bassalata. Magari sì, certo. Bassalata. Allora, di là andiamo di filetto d'acciughetta, aglio e parte, diciamo, fresca e leggermente piccante. Piccante, guarda che io male. Piccante. E poi la sugosità la daremo col ketchup, quindi dolciastro. Invece Uber, che di solito è amante del pesce, esatto, perché è anche un pescatore, ho letto la tua scheda e sono rimasto colpito perché anch'io prima mi rilassavo pescando. Adesso invece andiamo di ciccia, quindi pancetta affumicata? Pancetta dolce che si va a sgrassare e a dare sugosità e untuosità a un fondo di olio e spicchietto d'aglio. Esatto, che toglieremo. Poi abbiamo frigitelli e rosa marina. In pratica è un po' la stessa cosa dell'anduja, invece che con la carne di maiale, fatta con i neonati di pesce, ovvero la schiuma di mare. Il nido del mare. A me piace chiamarla schiuma di mare. Schiuma di mare, dai. Allora, hai una buona manualità anche. Ma, dicono. Mazzo, col lavoro che fai, cioè io parlo di coltelli, non me lo fa sparire questo coltello però, eh? Cioè, no, adesso sto imparando a lanciarli i coltelli, quindi... Allora io fra un pochino vado a dare la mia ricetta, tu la pasta l'hai buttata, certo. Prima voglio chiederti una cosa, sono troppo affascinato al tuo lavoro, sì. Cioè io penso che uno che fa il suo lavoro, ovvero il prestigiatore, sì. Cioè lo vorresti sempre avere a cena con sempre, te. Sempre, sempre. Qual è il trucco, quello che fa rimanere tutti a bocca aperta, quello che è il cavallo di battaglia? Beh, la donna tagliata in due, no? È classico. Ma a tavola la fai! Carino, eh? Fallo a fine sera, dopo il dolce, perché... No, una roba tipo... Beh, c'è un bellissimo gioco che faccio dove prendo una sigaretta dal pubblico e gliela spengo nella sua maglia. Sì. Però, insomma... Diciamo che di solito mi riesce, però magari dopo possiamo provare. Ma tipo un qualcosa che si potrebbe riprodurre in studio? Ad esempio, riusciresti con 5-6 coltelli a farli passare tutti vicini a Riccardo Rossi, da qua, eh? Sì, esatto. Mi hanno insegnato. Dopo proviamo, qual è il problema? Forse è la ricetta più facile che ho dato in vita mia, perché è l'anduja che la fa da padrone. Quindi la pasta, vi dicevo, è integrale, buttate in abbondante acqua salata. Si fa sciogliere l'anduja a fuoco basso, mi raccomando, in una larga padella, spezzettandola con le mani. Ovviamente man mano che si scioglie il grasso dell'anduja si allenta. Dopo 2-3 minuti aggiungete i pomodorini tagliati grossolani, quindi basta in due, gli voglio lasciare la forma. Dovete cuocere il tutto per circa 12-15 minuti a fiamma molto bassa, senza aggiungere sale, solo un pochino di pepe se vi piace, il piccante e il grasso dall'anduja e il pomodoro dà l'acquosità e la dolcezza. Alla fine, 2 foglie di basilico per profumare e saltate abbondantemente la pasta, quindi scolatela al dente, e la cuocete con un po' d'acqua di cottura in modo che leghi il tutto. Pecorino alla fine e una bottiglia d'acqua dopo perché è bella la saporita. Bene, molto carina, la farò. Io vorrei dare la mia, che è leggermente più veloce, che tanti conoscono, ma magari se la dimenticano. Tornate a casa, prendete aglio, olio, peperoncino. Quando è tutto rovente, buttate il pelato. Dopodiché prendete la pasta, le penne grosse, lisce, sono più perfide, sì, però... più difficili da mangiare, lisce, ne prendete i soliti 500 grammi per uno, le buttate dentro, la schiaffate in padella, la fate così e la date in faccia a chi ve l'ha chiesta, che normalmente è quello che non può prendere il parmigiano o il pecorino perché lui la cucina, gli fanno male. Ed è una cosa straordinaria. Più peperoncino ci mettete, più lui dice...
e più sarà buona questa pasta. Allora, faccio un resume qua e vengo in giuria. Uber sta facendo rosolare questa pancetta insieme a peperoni e friggitello. Ci metterà, penso adesso, alla fine, questa neonata di mare piccante. Come l'hai chiamata? Rosa marina oppure caviale di mare. Esatto, serve un po' di umidità in questa padella, secondo me, per poi farci legare la pasta. Quindi un po' di acqua di cottura presa con il mestolo che è alla tua destra. Mentre di qua stiamo scolando le penne tricolore. Bonnie le sta scolando, non ti bruciare. E le sta sprezzaltare in un fondo fatto con aglietto, acciughetta. Poi ha messo il peperoncino sotto aceto, lo jalapeño, i capperini, quindi tutto bello fresco e saporito. Il peperone fresco che è qua andrà a listarelle solo per dar freschezza. E poi parmigiano? Pecorino. Per mantecare. Ok, vi lascio soli, mancano 2 minuti. Ricky ha già detto la sua, fiammetta. Vorrei dire una cosa, che si sa come si fa a togliere il piccante che brucia, perché tutti portano un bicchiere d'acqua quando succede. Allora o alcol, vale a dire un sorso di vino, oppure mollica di pane. È il miglior anticapsaicina, che è la parte perché che dà il piccante porta alla lingua. Via, è importante da sapere. Sono i latticini, quindi la cosa che per assurdo pulisce di più la bocca dal peperoncino è lo yogurt. Ecco. Quindi un'ottima occasione per le vostre colazioni. Tant'è che in alcuni piatti dove c'è tanto piccante dentro, c'è dentro una salsa allo yogurt o di companatico, perché serve a rinfrescare e pulire la bocca, con le cose verdi dentro. Dopo un po' ti si brucia la cipollina, ti si brucia il palato. Chiara? E invece a me piace l'arrabbiata di tonno, quindi fatta con il tonno fresco a cubetti da aggiungere, e poi mi piace ovviamente che ci siano, come sta usando lui, i friggitelli, che ci sia il peperone, queste cose. Ricky, quei friggitelli che mi avevi detto l'altro giorno che ti stanno stagionando in frigo, falli stracuocere in un fondo, così perdono anche quella poca croccantezza che gli è rimasto, diventano sughetto e ti danno freschezza e profumo di peperone, e poi con un pochino di peperoncino secco gli dai il piccante. Ah, ok. 2 pomodorini freschi. 10. Ricordiamo, di qua di rosso c'è il ketchup, quindi una salsa di pomodoro stracotta con zucchero e aceto. Di qua c'è il pelato. 3, 2, 1, stoppete! Dai! Bravi! Come fai? Non avevamo ancora avuto una concorrente bella, però. From USA. Dopo ne parliamo un po'. Bonnie. Ed è molto buona. Sì. Bonnie, sì. Hai capito? Davvero. È Bonnie. No, davvero. Perché a sentirla raccontare con ketchup, peperone a crudo così, un po' mi spaventava, pensavo fosse un sapore un po' più delle sue parti, no? Invece è veramente molto buona, tra l'altro ben condita e piccante. Il ketchup non dà troppa dolcezza? No, a me piace molto questa pasta. Molto bene, anche perché la dolcezza è stata tolta sia dalla parte acida che marinava e conservava il peperoncino, sia dal cappero e dall'acciughetta, che comunque danno una salinità tale che smorza il dolce del ketchup. Perché il ketchup noi lo vediamo molto male, perché è sempre abbinato mentalmente a cibi un po' poco sani. In realtà è una salsa di pomodoro stracotta con aceto e zucchero. Si potrebbe dire che sono in realtà proprio penne al ketchup, si potrebbe quasi dire, perché io sento un profumino diverso dal ketchup, però sento anche molto ketchup, devo dire la verità. Cotte molto bene, però. Beh, il tocco americano di Bonnie io lo vedo soprattutto nella pasta tricolore, perché questo è molto tipico, anche molto divertente. Negli aeroporti la odiamo un po', ma qui però è riuscita bene ed è molto buona. Si sente effettivamente molto il ketchup, ma io trovo che il ketchup è come una salsa di pomodoro molto tirata e con l'aggiunta di qualche cosa di acido. Io sono una grande fan del ketchup, mi piace moltissimo. Quindi questi qui mi piacciono molto. Per di più,
c'è qualche piccolo elemento salato che lo riporta all'arrabbiata vera e propria. Devo fare la domanda, piccante è piccante? Piccante è era piccante. Era importante questo? No, è piccante. Leggermente piccante, non piccantissima, certo non come la mia. È in tema. È in tema. Giusta domanda di Simone Ruggiani, eh? Sì. Che tu lo prendi sempre come un gioco, il suo programma invece è una cosa seria. È proprio grazie Riccardo. Allora, servo io, Chiara, scolando anche un pochino di fondo qua. Allora, Uber, dallo stesso paese da cui viene la nostra prima assaggiatrice, Chiara Maci, Bologna, ha messo della pancetta di fondo, ha messo i frigitelli e ha messo una sorta di pasta di peperoncino e neonati di mare. Allora, peccato perché è condita molto bene, è molto buono il sapore, però manca il piccante in questo caso. Cioè, se prima ce n'era leggermente, qui si sente veramente poco, ma poco e niente. Quante ne hai messa di... Abbastanza, oppure di bruciare i palati. E invece con l'arrabbiata potevi tentare. Era una delle poche prove dove potevate veramente esagerare. Anzi, io ci speravo anche. Diciamo la verità. A te invece te la giro anche col fondo. Sei carino, Simo, poi facciamo i conti, grazie. La preferisco. C'è la pancetta. Ma per un fatto proprio di... un pochino salata, ti devo dire la verità. Ecco, è arrivata anche la pancetta sul secondo binario. Ma sul terzo il peperoncino c'è o no? Poco, ha ragione Gramaci. Ma devo dire che alla fine nemmeno lì c'era. Tu infatti hai fatto una domanda perché secondo me hai intuito qualche cosa, perché... Io guardo le dosi che uso. Lui guarda le dosi, fa finta di chiacchierare con lui ma guarda le dosi. Beh, il condimento è molto ricco, però manca quella nota della rabbia. Diciamo cartellino giallo per entrambi sul piccante, però adesso allora entrambi poco piccanti, votateli sul gusto globale. Questo è il piatto di Bonnie, penna quadricolore, perché erano quattro addirittura, con jalapeno, ketchup, capperino e acciuga, per poi passare a Uber, che ha fatto sempre la penna rigata, che comunque era il nostro tema, con peperoncini frigitelli, una pasta di peperoncino e neonati di mare, che forse andava incrementata un po' di dosi, e della pancetta, con i pelati che danno la salsa. 11 a 10, quindi vicinissimi, per Uber. Un punto solo a qualche fiamme non è niente, perché il kit poi può arrivare e sparire con una prova sola. Anche qui è un gioco di prestigio. Pubblicità, torniamo subito. Bentornati in studio. Siamo lì, come si dice in Toscana, 11 Uber, 10 Bonnie, dopo una penna che mancava un pochino di piccante. Allora, devi scegliere tu, melone o melanzana? Creatività. Melanzana. Sta bene con l'arrabbiata, giusto? Esatto. No, come successivo. Deve essere creativo, io pensavo melone. Papandà. Quindi la melanzana? Melanzana. Sì. È la melanzana, grafica. Grande o allungata? Scegliete voi e metteteci insieme un sacco di ingredienti per renderla buona, prima di tutto, e anche un pochino creativa, perché questa è la prova. 30 secondi per prendere tutto quello che renderà questo splendido ortaggio un piatto finito. Via! Allora, ti aiuto, Moro. Allora, vediamo un po'. Vedo della carne di manzo, del ginger, della cipolla rossa, della polvere scura che potrebbe essere da un masala, una paprika, cos'è? Chili powder. Polvere di peperoncino. Questo cos'è? Mazza, tutta roba strana usi. Cos'è questo? Burro d'arachidi. Cos'è? Semi di polvere? Polvere. Polvere di senape. Perfetto. Di qua, pesce! Cappestate, stop! Stop! Tap. Stop! Che ti manca? Niente. Peperoncino. Ancora. Vabbè, vediamo come si può fare 10 minuti. Via! Oh. Che peperoncino è questo?
No, no, quello di prima. Ah, io subito mi preoccupavo. Ah. Allora, ricetta. Facciamo una chicca santa con le melanzane. Ok. La differenza qual è tra quella grossa e quella più a fagiolo? Intanto la consistenza. Perché tu pensi che è più grande, a parte che... Ora non voglio fare il solito polemico. Vabbè, quella è enorme, ho capito. Sì, sono un po' gonfiate queste melanzane. Spesso quando le cuoci perdono tantissimo di volume. Scusi. Me la presti, Frank. Scusi. La cosa che, tra virgolette, è positiva è che non sono più amare come una volta. Questa qui è un pochino più carnosa perché è un pochino più compatta, meno acqua dentro e quindi la parte, io spesso uso soltanto i 2 centimetri accanto alla buccia che sono quelli dove non c'è proprio la sementa dentro, è proprio polpa. In questo caso di qua è un pochino più concentrata perché di centro ce n'ha meno. Come la fai? La tagliamo? Adesso la mettiamo tagliata piccola piccola a rosolare. Tu hai pochissimi ingredienti, cosa che è positiva a cuochi e fiamme nei 10 minuti a disposizione. Insomma, speriamo. No, ne hai pochi. Cos'hai? Aglio, pangrattato, prezzemolo, le cappe santi, questo cos'è? Sale grigio brufano. Un sapore un po' particolare, adesso la mettiamo a saltare. È un sale bretone, simile al sale di Trapani. Sì, anche quello di Cesenatico. Un po' più dolcino, sì. Sale di Cervia, che ne abbiamo parlato. Cervia. Allora, qua facciamo i wedding planner. Parliamone, perché c'è Chiara Maci che piano piano dovrà sposarsi. Prima o poi, sì. Prima o poi sì. Beh, in Toscana è bello. In Toscana. Bellissimo. Sai da dove vengo io, vero? Allora, che c'è? Non lo fa tutto, non lo fa io tutto. Pensavo un arrosto in 40-10 minuti. No. Allora, tu stai, intanto parliamo un attimo di ricetta. Stai rosolando la melanzana, anche tu quella lunga tagliata però molto alta. Mm-hmm. Molto alta. Ce la fai a cuocerla? Senza olio, senza niente? Senza olio. Fantastico, la facciamo arrostita al naturale. E la carne come la cuoci? La carne faccio un misto di erbe che tosto un attimo nella padella e poi metto la carne e deve cuocere molto poco perché questo è sotto pancia. Ok, allora il fondo sarà fatto con senape in polvere, senape in grano. No, cos'è? No, coriandolo. Coriandolo, ok. Coriandolo, che darà anche croccantezza oltre che profumo perché è in grani. L'aglietto, il cumino, il prezzemolo e la polvere di senape che spesso viene utilizzata, io la uso bene o male solo per un paio di cose, soprattutto per spolverare gli arrosti per infornarli, anche per fare il roast beef. Lo copro completamente di polvere di senape, come uno dei più famosi roast beef inglesi, ricetta originale. Cipolle e gin... Ah sì, tu hai ancora l'aiuto. Che è? Grazie. Dimmi. Help, can you peel it? La pela e la? Trito? Spelare? Sì, al grosso. Ok, ho bisogno di posto sul tagliere. Allora, raccontami un po' la tua giornata tipo in quel di Greve in Chianti. Ti arriva la richiesta. Salve, mi chiamo Chiara, sono di Bologna e voglio sposarmi. Da cosa si parte? Sopralluogo della location? Ma la wedding planner in Greve in Chianti inizia la giornata con una passeggiata nelle vigne. Bella vita però. Prima di accendere il computer. Ok. Ecco. Sei da sola? Hai qualcuno che ti aiuta? Sono da sola. Sì, sono da sola. Ok. Io pianifico tutto. Dalla location, suggerisco location. Ho i vari venditori locali che forniscono tutto da fiori a tutto. Ti mancherà quello che un bravo catering? In Toscana ci sono tanti bravi catering. Ci vuole che la triti. Vabbè, andiamo avanti. Conosci la Toscana, vero? Vivo, sono toscano. Non so. Sei sposata con Luca? Sì, con Luca. Che fa Luca? Sì. Saluta. Saluto Luca. È nelle vigne che cammino. Ma mi hai parlato di vigne per sottolineare il fatto che ci sia un ottimo vino o perché produci, hai delle vigne? No, perché c'è ottimo vino. Okay. La zona nostra è quella che preferiamo noi, quello del Chianti Classico. Te l'ho fatta un po', te la lascio più grossina come sì, mi hai detto, grazie. Vero? Ti basta? Basta così, grazie, okay. Grazie mille. Allora, da Springfield. Yeah. Che mi fa ridere perché io sono un fan e fanatico dei Simpson. Da Springfield a Greve in Chianti. Mm-hmm. Come ci sei arrivata? A parte l'aereo. E babbo. Il babbo?
Ah, ok. Mio babbo era militare e quindi ci ha portato in Italia. Io me ne sono innamorata dei spaghetti, di tutte queste cose buone. Te credo, altro che cash, poi con tutto il rispetto. Di qua ti ha messi bene? Proseguiamo. Hai già fatto il fondino delle melanzane? Mazza, di grasso vai giù, eh? Vabbè, vabbè, non aggiungere troppo lì, fidati. Senti questa mace, molto blog. Dimmi. Sì, facciamo la melanzana in carrozza. Ovvero, la melanzana la taglio a fette di circa un centimetro, rotonde ovviamente. Le faccio cuocere in padella antiaderente con un filo di extravergine. Se lo assorbe, non vi preoccupate, lo butterà fuori dopo, non ne aggiungete altro. Tipo 2 minuti per lato appena. Pizzico di sale e pepe e poi le metto in teglia da forno e le metto al forno per circa 10 minuti a 180 gradi. Si possono fare nella stessa maniera anche grigliate, verranno semplicemente un pochino più elastiche, però il risultato è lo stesso, quindi melanzana cotta rotonda. Dentro ci mettete il filettino di acciughetta sott'olio o di salata, un pezzettino di mozzarella fior di latte tagliata prima e poi pressata tra 2 fogli di carta assorbente per togliere il latte in eccesso, e poi ci metto anche una foglia di basilico. Creo come una sorta di hamburger, come una sorta di piccolo sandwich, e poi lo passo semplicemente in pochissima farina, cioè lo spolvero di farina, faccio scuotere l'eccedenza, lo passo nell'uovo sbattuto senza sale e poi o nel pan grattato classico oppure, meglio ancora, nel pan carré, come vi dico spesso, tritato al mixer, in modo che abbia una panatura più spessa e che crei più volume. Lo friggo in abbondante olio di semi caldissimo per renderle croccante fuori e far sciogliere l'interno. Sono stupende perché la melanzana rimarrà cremosa, croccante fuori, cremosa dentro, e all'interno addirittura filante, salina e profumata di basilico. Provatele che sono pazzesche. Ricordiamo che la melanzana è un veleno. O anche la melanzana. Non ce la faccio più questa cosa. C'ha qualcosa con tutto. Si salva la pancetta, il pecorino e la pasta. Ci sono i bambini a casa ed è giusto che sappiano che bisogna avvicinarsi alla melanzana con cautela. Mamme, donne, ricordatevi, togliete la buccia alle melanzane, se no la buccia, bisogna stare molto attenti. Che anche c'è buona fritta. Buona fritta dorata, ma non la mangiate mai cruda. Se la trovate nel frigo, mamma, cos'è quel coso nero là? È una melanzana, figlio mio, attento, è velenosa. Ora mamma te la prepara e diventa buona. Allora, bambini, mangiate le verdure che fanno molto meglio, certo. Quelle schifezze imbustate a temperatura ambiente con scadenza dopo 2 anni con le creme dentro. No. Mangiate le verdure, mamme, fate le verdure. Ma no le melanzane. Un minuto, Chiara. Oddio mio, non ci arriverò mai io a diventare vecchio. Chiara, allora, le melanzane velocemente, allora, manca un minuto. Allora, io faccio gli gnocchi con le melanzane e faccio appassire in forno la melanzana intera, prendo la polpa, la impasto con l'uovo, la farina e faccio dei veri e propri gnocchetti che poi condisco in ogni modo, ma uso tutta la polpa però della melanzana. Sì. Allora, in 10 minuti dobbiamo far apparire questi piatti sull'alzata. Se ho dimenticato un ingrediente importante, tipo zucchero e aceto. Cosa stai facendo con quel coltello in padella? Ah, sì. Adesso ti utilizzo, l'aiuto l'hai già usato, dopo questo basta. Zucchero, sì. Aceto di mele? Sì, grazie. Allora vai, tu c'hai queste. Fammi un hai finito? Mi fai un giochettino? Veloce? Vai. Allora. Preparato. Dopo che gli ho detto pubblicità l'ho vista. Che ti serve? Allora, bicchiere, acqua, fazzoletto, mettiamo l'acqua e vediamo un po' se la facciamo sparire. Il problema non è farla sparire, ma è farla tornare. Scusate, pubblicità. Ammazza, bello, eh? E io ho visto il trucco! Ho visto il trucco! 3, 2! Va fatta quasi a poco, però. Io ero preoccupato, io te l'ho detto subito. Perché sai qual è il problema di questo programma? È che. Vai, vai, tu cucina. È che io. Non capite che sono dalla vostra parte. E un pochino ne ho fatte di queste carni scottate. Matrimoni. Va messa subito. No, no, devo toglierla. Devi impiattare. Piatto? È finito da mo. Oh, yeah. Sorry. Veloce, veloce perché lo tolgo, eh. Questo è vero. Devo toglierlo.
Stop. Vai. Spegnete i fuochi. Allora, assaggiamo prima il pesce. Sì. Ok. Quindi, prima assaggiamo la creazione di Uber da Bologna, che ha fatto delle capesante scottate in un fondo dove prima va rosolato la melanzana tagliata finissima insieme a... prezzemolo, pangrattato e un spicchio d'aglio macinati fini. Un po' di sale bretone. Allora, intanto le melanzane sono pienissime d'olio. Sì. Sull'olio ti avevo detto un attimo. No, poi è... Punta, no? Però secondo me sì, anche se ne mettevi ben di più per condire, sarebbe stato un po' meglio. Capasanta è cotta bene? Sì, capasanta sì, buonissima. Tutto? Come? Vai, vai. Ah, ma le melanzane sono quei cosetti sotto? Non c'è la noce che è più buona. Qual è? Quella bianca. La noce? No, quella. Sì. La noce è quella bianca, il corallo è quello rosso. Ah, qua ho capito. Non si sente la melanzana. È un po'... No, è bruciacchier. È un po' bruciacchier, sì. Che è una tipica cottura francese. Ma lo vedete quanto, quante cose impara Simone che prima impara, non sapeva. Perché... Il bruciacchier gliel'ho insegnato io, prima non esisteva. L'idea è molto giusta, perché la melanzana come sua nota ha una nota piccante propria e invece la capasanta è dolce, quindi i due contrastandosi si incontrano, però il problema è che nuota nel grasso e quindi perde tutta la sua fragranza e la sua freschezza. Io pensavo di sentire una cosa del tipo: la capasanta passata nel pangrattato è croccante fuori, un po' asciuttina, no, magari poteva diventare la melanzana una crema, cioè lo scambio di consistenze. No. È vero, qua è croccante e croccante. È vero comunque che sì, che la melanzana doveva farne di più nel protagonismo, però. Allora, questo è il piatto di Bonnie, che ha fatto cuocere le melanzane praticamente a parte. Facevo le pecorine, oh, come si diceva. Ha fatto cuocere la melanzana a parte e la carne speziata con cumino, coriandolo in semi, polvere di senape, di mostarda, aglietto e prezzemolo. Chili powder. Allora, qui il buono della melanzana, appunto, che è elemento protagonista, è la speziatura. La carne, sinceramente, per quanto io l'ami molto al sangue, l'avrei preferita un pochino più cotta. La vedo la melanzana come un abbinamento sia alla carne, non come un piatto completo, nel senso quasi un contorno, ecco, messo sopra. Però almeno c'è la melanzana. Ricordiamo che la prova è la creatività. Ti aiuto io, Ricky. Sì, dammi la parte più... La carne è cruda. Allora niente, tu me la vedi qua, sono una mazza. Vai, da questa qui è cotta. Sì. E la melanzana è da qua. Tutto. Grazie. Anche un po' di cipolla rossa c'è. Sento piaciuti più sapori che non decodifico. Ce ne sono tanti dentro. C'è il peperoncino, c'è il cumino che dà un bel profumo, c'è la cipolla che dà freschezza. Melanzana missing, soffocata dal resto. Troppo condita? Sì. C'era anche l'aglio? C'è un po' di aglio. La prendiamo un po' più cottina. Dai, sì. Melanzana è cotta molto bene. A parte, io non ho assaggiato, quindi i profumi. È cotta molto bene. Il problema è che deve essere un piatto, diciamo, compiuto. Ma, francamente... Io avrei fatto solo le melanzane cotte così, che hanno questo insieme di sapori aromatici e speziati con un po' di acidino. Il problema che ammetta è che quello richiedo io un po' di creatività. Sì, no, d'accordo, no, però non, oggettivamente sono d'accordo. Non costituisce un piatto, cioè un insieme. Ah, ecco. È quello che stavo provando a dire adesso. Comunque, era
la nostra giusta, la loro giusta critica e io vado semplicemente a farla tradurre anche a casa. Ricordiamo che c'erano 10 minuti soltanto, quindi anche l'idea è apprezzata. Capasanta di Uber. E poi, dopo, il piatto di Bonnie, carne con la melanzana speziata. Il gioco è venuto bene, il resto un po' meno. 4-3. Sempre un punticino solo. Rifacciamoci ora. È una prova di presentazione, non si cucina, deve essere bello. Panzanella o insalata ricca? Mi gioco il cuoco. Insalata ricca. Sacrilegio. Ti faccio scomparire il... Senti, ne mettere... È l'insalata ricca il tema e il piatto della prova di presentazione. Ricca, sarà ricchissima questa insalata perché avete un sacco di ingredienti davanti. Vegetali, di carne, di salumi, di salse, di sottoli, anche le patate bollite, il formaggio, c'è di tutto. Quelle classiche cose che possono diventare non insalata ma piatto, ma soprattutto c'è un kit bellissimo che quando lo vedete vi mangerete le mani per il peperoncino e per la cottura di prima. 7 minuti per voi, via! Taglia per piacere il cetriolo. Con o senza buccia? Con buccia, con decorazione, con buccia. E la cipolla. Ad anelli. Ad anelli. Che ci fai con entrambi? Faccio una culla con la lattuga e poi la farcisco con tutti i vari... Ok, allora, abbiamo parlato prima un po' della vita privata di Bonnie, non abbiamo parlato tanto della tua. Lui le ha fatte sparire tutte. Te lo dico io. No, le ho fatte sparire tutte, poi ne è apparsa una e... Che si chiama? Daniela, e sono 17 anni che è apparsa. Ah, però. Un applauso a Daniela, soprattutto. San Daniela, San come Daniela. Prosciutto. Ti ho tolto anche un po' l'amaro dal cetriolo. Grazie, eh? Grazie. San Daniela, allora, figli? Figli uno, Omar. Allora, ti tenevi tutto nascosto nel tovagliolo, nel cilindro lì. Tu... Fai, diciamo, il lavoro di cui abbiamo parlato fino adesso, molto carino, molto divertente, ma più come un secondo lavoro, come un hobby. Sì, no, io faccio l'agente di commercio, che è il mio lavoro primario, poi insomma... E poi ne hai un altro di hobby. Sì, aiuto ad allenare bambini a calcio. Che ci vuole una... Io l'ho fatta anch'io, pallamano. Ci gioca mio figlio, insomma. Ci vuole una pazienza pazzesca. Sì, sì, è vero, però grosse soddisfazioni, quindi insomma... Che ruolo ha? Mio figlio? È un difensore, preso dal padre, quindi... Allora, titolo del piatto, torniamo alla cucina. Questa è l'insalata dello scapolo. Dello? Oh, dello scapolo. Eccoci preciso. Qua. Perché quando uno arriva a casa... Scusa, quando uno arriva a casa e non trova niente, apre il frigo e inventa, e quindi... Le vuoi rotonde o in diagonale? Rotonde. Quindi, vabbè, ci piace, perché alla fine sì, è vero, lo dicevo prima, deve diventare da un mettere insieme ingredienti praticamente a crudo un piatto di senso finito, compiuto, soprattutto bello. Sì, in effetti è quello che... Come l'hai conosciuta, Tomo? Anelli anche le cipolle? Sì, l'ho conosciuta in maschera, a carnevale e mi ha chiesto se la portavo in discoteca e gli ho risposto di no e la macchina non era mia, quindi... Ah, un modo carino. Era un modo carino per... Da cos'era mascherata? Lei da jolly, io da cinese, insomma. Da cinese. Aspetta, qua la magia l'ha fatta lei, però, eh? No, è vero, perché è vero, capisci? È vero. La magia l'ha fatta lei e dopo è stata una bellissima magia, insomma, perché... Dopo 17 anni ne vado anche orgoglioso, quindi. Ma guarda che bello. Facciamo una... Sta piangendo Chiara Maggi, che bella! Ma Chiara Maggi dura 17 giorni? No, no, non ci credo. Allora, di là mettiamo insieme tutti gli ingredienti, bene o male per ora tutti vegetali, adesso sto vedendo tagliare del formaggio. Di qua Bonnie, come ovviamente il suo sangue richiede, sta rosolando del bacon. Che ci fai? Tacos. With bacon. Eh?
Tacos. With bacon. Ma certo, no? Ok, quindi metterai, cioè la classica colazione americana messa nel bacon? Yeah. Ok. Con spinaci. Questo cos'è? E quindi ketchup. Sempre ketchup. Tu non so se a me ti ha detto che gli piace, ormai ketchup. Non so se che io ne metterei un altro pochino e la lascerai ferma, la padella a fiamma più bassa. E starei attento al bacon. Sì. Dicevi Ricky, scusa? No, dico, forse non so se hai capito quanto piace il ketchup da quelle parti, Simone, nonché a fiammetta, proprio sì, tanto. Ma l'hai arricchito però questo ketchup? Sì, con l'ho arricchito con Worcester sauce, zucchero, prezzemolo, pepe. Ok, quindi io volevo arrivare lì. Abbiamo creato una salsa a base di ketchup, un pochino più agrodolce, diciamo, sì, ok? Di qua vedo tagliare l'ovetto, io consiglio sempre di tenersi il tagliere libero e mettere il piatto a fianco così si lavora meglio, altrimenti facciamo un'altra magia, facciamo sparire una falangetta e no, non è bello poi. Mi servono. Io sono sempre pignolo su questo perché si può sbagliare il sale, il pepe e la cottura, però se nella fretta, come prima il coltello che continuavo a togliere, questo lo dico sempre, soprattutto a casa, si va a lavorare male per la fretta, quindi si appoggia al tagliere fra un... Sì. Una cosa instabile, non si blocca, si lavora magari con le mani unte, si fanno le cose vicino ai fornelli, girando, è pericoloso. Allora, detto questa cosa di economia domestica e cucina, che è sempre utile, a parlare di insalatone ricche. Cara, non le mangio. Allora, io le mangio le insalate, le adoro le insalate, però la mia non è da scapoli perché effettivamente non sono ingredienti che ti trovi in frigo, come diceva lui. Fammela da acchiappo. Con l'insalata? Sì. Dai, puoi anche acchiappare con l'insalata. 30 secondi alla fine della prova. Con le fragole a fettine, l'avocado e la faraona a striscioline grigliate. E sotto l'attughino. E chiappi matematico? Yes. Fiammetta? Con radici invernali ma colorate, patata viola, piccole cose anche di tuberi invernali. Sì. Insalata, fine. tonno, pomodoro, olio, non sai quanto acchiappi. 3, 2, 1, stop, piatti sull'alzata, please. Che carina, bella idea questa. Sì. Su. Di là c'è la colazione in un tacos, di qua c'è un'insalata scomposta, bella ricca e fresca. Sono solo due punti che li distanziano e qua non sarà facile giudicare. No. Vi do tempo, infatti. Pubblicità, state con noi! Bentornati in studio, amanti della cucina e appassionati di cuoche e fiamme. Sapete benissimo che c'è un kit dopo questa prova, bello, con pentole, padelle, accessori vari per la cucina, soltanto uno però, e ci sono invece due punti che distanziano i nostri due concorrenti. Uber da Bologna, 15 punti, conduce su Bonnie da Springfield, ma adesso nel cuore della Toscana, che fa la wedding planner, capito Riccardo? Anche te c'è bisogno, che è a 13 punti. E ha proposto come piatto finale una sorta di colazione all'americana, un po' scomposta, dentro un tacos fatto di grana. Allora, colazione con il tema insalata ricca. Colazione scomposta, diceva giustamente Simone, è anche alleggerita, perché da vederla così magari si presentasse così una colazione all'americana, perché comunque ti dà più l'idea di leggerezza. E ti dirò, il piatto scelto in abbinamento con questo tuorlo d'uovo che si vede solamente poco, mi piace molto. È rilassante come piatto, a differenza delle solite colazioni. Allora guarda, te lo faccio più spesso. Ecco, fammelo più spesso sto piatto rilassante. Allora, io dissento da Chiara Maccia, avrei gradito un piatto black dish. Per il giallo. Perché così questo lo prendi. Ma il vedi, ketchup? Sei contento? Il ketchup è rimasto nel frullatore. È rimasto nel frullage. È quello che ho pensato anch'io, quella cosa lì. Però, poi, certo, l'uovo un secondo, questo un secondo... Ti devo dire, ricca magari di contenuti, ma la vista sembra un po' povera. Fiammetta fa da Tox. Ma vedi, secondo me è povera di insalata, nel senso che volevo molte più foglie, germogli, verde, così. Poi, certo, anche ricca perché c'era l'uovo, il formaggio che giustamente c'è, che succede, però... Mi sembra che il soggetto fondamentale manchi un po'.
capito? Sono qui che scherzano e ridono, ma... Ma sono delle sono iene. Sono attenti e preparati. Piatto di Uber, la culla di insalata, com'è che era? Era una l'insalata dello scafo, una culla di insalata con passeggiata di frigo, sì. Passeggiata di con passeggiata nel frigo, cioè quello che si trova. Nel frigo. Era okay. Il tema, era per spiegare il lui tema. Fa jogging in frigorifero. Sì. Ah. Beh, effettivamente con tutta la cipolla, il cetriolo, effettivamente capisco anche perché rimane poi scapolo dopo questo sì. Piatto. Però l'odore di colpisce. Però gli ingredienti sono anche abbastanza tradizionali, il formaggio, la patata lessa, il prosciutto, lo trovi nelle insalate ricche. Qui la cosa carina è come l'hai disposta effettivamente, questa forma che segue quella del piatto, che quindi la rende più presentabile e più elegante sicuramente. Allora Huber, ti dico subito, questa presentazione è carina, è un'insalata ricca, l'insalata dello scapolo, che ripeto è sempre un preludio al suicidio immediato, però... Nella prova di presentazione, devo dire, convince. Ripeto, è ricca anche. In tutte e tre le basi, insomma, benestante. Proprio di sti tempi. Di sti tempi è già una cosa. Dai. Beh, però è uno scapolo che fa una passeggiata nel frigo, però è esigente con se stesso. Sì, sì. Perché la presentazione c'è assolutamente, le foglie ci sono. Direi che più che altro mi sembra che se o uno si tratta benissimo o questo effettivamente prelude a un incontro in cui si condivide un'insalata, se la condividi con una signora, molto meno cipolla. Sì, giusto. Allora, il tacos, i bonni con l'insalata all'americana dentro e il cestino fatto di parmigiano. Per poi andare alla passeggiata nel frigo dell'insalata da scapolo. Bella passeggiata nel frigo, mi piace. Di Huber, che ha messo insieme verdure, salumi e formaggi. ...14-10 di nuovo per Huber, se lo vince lui il kit. Ti faccio un gioco, guarda. 29-23. Bravo, ribalto. Simone Ricci. Su questo sono invincibile, venite con me. Sei un buffone. Sei un prestigiatore. Adesso voi fate dire a quest'uomo che aspettiamo domani, è un buffone, un giocoliere. Allora, sparito. Parliamo delle cene a casa di Ricchi e fa Riccardo Rossi. Parliamo. Sono un buffone? No. Vuoi che parli? Vabbè, figurati. Mi fa piacere, figurati, condividere. Che con fai te. Domani? Pochi e piatti, se ti okay. C'è, c'è. Hai capito bene, grazie tantissimo, grazie a lei. Fa tanto, certamente. Scherzo. No, dicevo comunque la telecamera da parmigiano. Anche se è un po' più.